Dobbiamo ridare energia ai più giovani, non facciamoli scappare. È iniziato così l'intervento del sottosegretario all'istruzione, Angela Donghia, che questa mattina ha visitato per la prima volta la città di Casaggiove. La senatrice Donghia, raccogliendo l'invito del consigliere comunale Roberto Corsale, ha incontrato i ragazzi dell'istituto comprensivo Moro Pascoli di Casaggiove. Occorre ridare prestigio alla società e agli insegnanti e lavorare ad una società più edotta, perché la cultura è fondamentale per la formazione delle future generazioni, ha dichiarato durante il suo intervento la senatrice. È indispensabile avviare una rete cittadina che metta in campo le migliori energie per offrire servizi e iniziative a favore dei giovani, al fine di evitare lo scarso senso civico nei confronti delle istituzioni, ha aggiunto il consigliere Corsale. Per un anno, grazie al contributo di scuole, palestre, negozi e semplici cittadini, i volontari dell'associazione rastrellano tonnellate di tappi di plastica in una maratona che unisce il valore del riciclo e del rispetto per l'ambiente alla solidarietà per i diversamente abili. Ultimata la raccolta, i tappi conservati in grossi contenitori saranno consegnati a una società specializzata nel recupero dei materiali, del cui ricavato ne beneficerà una persona svantaggiata. Dopo la visita all'istituto, dove era presente anche la dirigente scolastica Teresa Luongo e il sindaco Elpidio Russo, la senatrice Donghia ha concluso la sua visita nella splendida location del quartiere militare borbonico, storico monumento di cui la stessa senatrice è rimasta davvero meravigliata.